Per come abbiamo fatto gli altri esercizi, faremo adesso tre scorci. Gli scorci sono delle porzioni di vedute che possono essere un angolino di casa nostra, quello che si vede fuori dal nostro balcone, un pezzo di paesaggio, eccetera, eccetera. Nel caso specifico, e questo è un paesaggio tipico nelle vicinanze di casa mia, in cui ho scattato una fotografia. Se volete potete farlo anche dal vivo, cioè mettervi di fronte, anzi sarebbe la cosa migliore, mettervi di fronte al paesaggio o allo scorcio che dovete fare. E in questo caso io ho scattato una foto perché la zona dove dovevo effettuare questo paesaggio era molto impervia. E quindi portarmi appresso tutta l'attrezzatura mi veniva un pochettino più complicato. Magari gli altri due, invece, quello dentro casa mia ed eventualmente un altro scorcio che si vede dal balcone, li farò direttamente dal vero. Questo comunque in ogni caso prendetelo sempre come un esercizio, perché riportare da una foto nel foglio il soggetto è comunque sempre un esercizio. Se vi viene difficoltoso, eventualmente vi quadrettate tutto, magari quadrettoni non troppo piccoli, un pochettino più grossi. E se invece vi sentite pronti, penso che ormai dovreste essere nelle condizioni di poter schizzare, senza bisogno della quadrettatura. Nel caso di voglio dire, non è che sia proprio riportare la fotografia esattamente così per come è nel foglio. Quindi se magari, che so, questo ramo anziché essere così sarà un pochettino più curvato, o diciamo la chioma dell'albero non sarà tanto larga, cioè non sarà larga tanto quant'è, o sarà un pochettino più stretta, un pochettino più larga, voglio dire, non è che questo crei delle difficoltà enormi nel riportare il paesaggio sul foglio. E, insomma, fate come meglio credete, chiaramente il soggetto deve essere quello che è nella foto. E partiamo e facciamo queste altre tre tavole.
Se vi piace il video, alla fine potete lasciare un like. Se volete rimanere informati, iscrivetevi al mio canale YouTube, alla mia pagina Facebook o al mio profilo Instagram. Ciao!